Novità e cambiamenti nel centro storico di Teramo. Come prima cosa sono in arrivo nuove regole sulla pedonalizzazione delle vie centrali e poi c'è la rimozione nel cuore della città dei classici contenitori dei rifiuti per sostituirli con isole ecologiche. Una zona pedonale più ampia, dunque quella prevista dall'amministrazione comunale. Corso San Giorgio non sarà più accessibile 24 ore su 24 ad alcun mezzo. Via Capuani sarà interdetta alla circolazione dalle 15 alle 3 della mattina successiva, mentre Piazza Orsini e Corso Cerulli resteranno zone a traffico limitato. Una programmazione che non dispiace ai teramani, a differenza delle frizioni che si sono venute a creare con le attività commerciali per il posizionamento in centro delle ecoisole da parte della Team. Momenti di tensione si sono verificati in Via Delfico quando hanno collocato un'isola ecologica proprio davanti alle vetrine di un nuovo pub. L'assessore alle politiche ambientali del Comune di Teramo, Martina Maranella, ha ribadito invece la bontà della scelta che mira a togliere i rifiuti a vista dalle strade del cuore della città. C'era un piano già individuato dagli uffici diversi mesi fa che li ha visti lavorare di comune accordo con la presenza della soprintendenza proprio per individuare i luoghi in centro storico che potessero essere funzionali e che non fossero soggetti a vincoli dalla stessa. È stato individuato un posto, ci sono state un po' di polemiche nella giornata di oggi, si sta verificando con gli uffici la possibilità di spostare di qualche metro l'ecoisola, l'installazione dell'ecoisola in via Delfico. Siamo convinti di riuscire a giungere a un accordo, anche perché l'ecoisola più importante per le attività commerciali è proprio quella rivolta a via Delfico, dove purtroppo fino a qualche ora fa insistevano bidoni e materiali di rifiuto appoggiato sul suolo, quindi per una questione di decoro. L'ecoisola sarà solo a servizio delle attività commerciali ad alta produzione di rifiuti, però in questa zona sono diverse le attività che appunto utilizzerebbero l'ecoisola e per cui sarebbe attivata l'ecoisola e chiaramente risponderebbe, ripeto, a quello che è già previsto nel regolamento di igiene urbana per il decoro pubblico, del regolamento pubblicato nel maggio del 2020.